Sempre vedo che vi state collegando numerosi e principalmente da tutta l'Italia e questo come sempre ci fa molto piacere. Datemi sempre un secondo per poter condividere le slide. Eccole qui. Vi ricordo come sempre alcune cose che riguardano il nostro ciclo di lezioni. Siamo alla lezione 12 su un totale di 15 lezioni, quindi ce l'abbiamo quasi fatta, mancano ormai soltanto 3 lezioni. E vi ricordiamo che il ciclo termina il 23 giugno. Avremo una pausa, che è la pausa relativa al 1° giugno, che è festa nazionale, e quindi immaginavamo che, essendo in realtà mezzo alla settimana, potevate aver bisogno di qualche ponte, e quindi abbiamo deciso di saltare il webinar della prima settimana, ma di passare direttamente a quello successivo. Gli ultimi appuntamenti, ve li ricordo, sono ormai il 9 giugno, dove parleremo della politica dell'Unione Europea contro le notizie false, il 16 giugno, dove parleremo dei nuovi fondi europei 2021-2027, come e dove informarsi, e poi avremo l'ultima lezione che terrà la collega Raffaella Scordino dello Europe Direct Roma Innovazione, dove parleremo di europrogettazione, cioè di come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti, e Raffaella vi farà anche proprio vedere come si compila un modulo di domanda. Ormai immagino che non ci sia più bisogno di ricordarvi che l'attestato di iscrizione lo riceverete più o meno una settimana dopo l'evento. Vi sarà inviato una mail da parte del nostro staff, dopodiché potete compilare il questionario di valutazione e soltanto dopo potrete scaricare l'attestato di iscrizione. Vi ricordo che che il webinar sarà videoregistrato, ma anche le presentazioni che saranno presentate stamattina saranno poi disponibili sulla pagina che avete utilizzato per iscrivervi all'evento. Come avete visto, stamattina non abbiamo avuto il solito video musicale, bensì avrete ascoltato un brano che in realtà è stato realizzato proprio con l'intelligenza artificiale, perché ci sembrava appropriato, diciamo, per introdurre questo tema. Vi ricordo che se non ricevete l'attestato di iscrizione, perché o non vi siete registrati e quindi poi chiedete l'accesso direttamente la mattina dell'evento, oppure se entrate registrandovi con numeri o nomi di fantasia. E ho visto che, mentre in realtà vi chiedevate l'accesso, alcuni di voi si sono già registrati con numeri e nomi di fantasia. Vi chiederei cortesemente di rientrare indicando nome e cognome. Questo perché ci facilita il compito di riconoscimento degli iscritti per poter, diciamo, per poter poi ricevere il certificato. Un altro motivo per cui potreste avere problemi a ricevere il certificato è perché, se per esempio avete utilizzato una mail differente da quella con la quale vi siete registrati, e anche se non avete fruito di almeno la metà delle ore di durata del webinar. Quindi è importante essere collegati, ma è ancora più importante seguire il webinar. Stamattina, e questo vorrei ricordarlo, volevo innanzitutto ringraziare i relatori di stamattina. Ringrazio Vittorio Calaprice della rappresentanza in Italia della Commissione europea, che oggi fungerà anche da moderatore dell'evento, perché il dottor Calaprice si occupa da un po' di anni dei temi dell'intelligenza artificiale e del digitale all'interno della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Vi ricordo anche che questa lezione 12 è una delle lezioni che è organizzata in collaborazione con il Centro Comune di Ricerca, che è una direzione generale della Commissione europea che si occupa di dare il supporto scientifico alle politiche dell'Unione europea, e quindi ne approfitto per ringraziare il dottor Tangi e la dottoressa De Prato. E concluderemo questa giornata, questo webinar, con il professore Gianluigi Greco, che è il presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, che ci parlerà un po'
di quella che è la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale. Vi ricordo anche l'appuntamento del 9 giugno, quando parleremo della politica dell'Unione Europea contro le notizie false. Anche questo è un appuntamento molto importante, anche questo appuntamento è organizzato con la Commissione Europea. Avremo infatti la dottoressa Cavallo, il capo unità aggiunto delle reti negli Stati membri, che è appunto della Direzione Generale della Comunicazione, ma avremo anche il dottor Smerilli che ci parlerà proprio di come viene manipolata l'informazione a livello europeo e farà alcuni casi concreti, in particolare si riferirà al caso ucraino ma anche dei Balcani. E poi avremo un esempio di un progetto realizzato dall'Ordine dei giornalisti della regione Liguria sulle fake news. C'è un progetto Erasmus che è stato presentato per fare azioni di formazione per i giornalisti su come si contrastano le fake news. Prima di passare la parola al dottor Calaprice, vi ricordo ancora la pagina della Commissione Europea dedicata all'intelligenza artificiale. Anche queste slide vi saranno date quindi con i relativi link. Così come vi ricordo che uno dei programmi di riferimento che può finanziare azioni nel settore dell'intelligenza artificiale è il programma Europa Digitale, che ha proprio alcune azioni dedicate esplicitamente all'intelligenza artificiale. Vi ricordiamo come sempre il nostro focus web di riferimento, che è il focus dello Europe Direct, europa.formez.it, dove trovate tutta una serie di banche dati, le banche dati dei bandi, le banche dati degli eventi che vengono organizzati in tutta Europa relativi alle tematiche dell'Unione Europea e la banca dati dei finanziamenti diretti 2021-2027. Vi ricordo anche che se volete essere aggiornati sulle attività che organizziamo come Europe Direct, siete pregati di iscrivervi alla nostra newsletter, perché lì potete dare il consenso al trattamento dei dati e quindi ci autorizzate a inviarvi le informazioni relativamente a quello che noi organizziamo. Vi ricordo la nostra banca dati di finanziamenti diretti, dove potete consultare le schede in lingua italiana dei principali finanziamenti europei. Ricordiamo che l'intelligenza artificiale può essere finanziata oltre che con il programma Europa Digitale, ma anche con il fondo Meccanismo per collegare l'Europa oppure con il Orizzonte Europa, che ha appunto delle azioni specifiche per l'intelligenza artificiale, ma anche il fondo Invest EU può essere utilizzato per finanziare delle azioni nel settore dell'intelligenza artificiale. Vi ricordo che nell'ambito del programma Europa Digitale attualmente ci sono due bandi aperti che scadono il 28 giugno e le informazioni appunto le trovate sul nostro focus web. Vi ricordiamo che noi abbiamo un canale Twitter, un canale YouTube e se avete bisogno di parlare con voi, con noi, inviateci una mail a europedirect@formez.it. Vi ricordo pure che gli altri due focus web del Formez dedicati all'intelligenza artificiale è il focus igov.formez.it, che è il focus web dell'innovazione digitale, dove noi inseriamo anche le notizie relative all'intelligenza artificiale, e poi abbiamo il focus dedicato ai finanziamenti diretti, programmi comunitari.formez.it, dove pubblichiamo tutti i bandi e quindi anche i bandi che riguardano l'intelligenza artificiale. Mi taccio perché non voglio togliere tempo prezioso ai nostri relatori. Chiedo al dottor Calaprice di apparire in video e in audio e vi lascio la parola. Ringrazio ancora i relatori e ringrazio anche tutto lo staff di tutti gli Europe Direct coinvolti, che lo ricordiamo, sono lo Europe Direct Roma Innovazione del Formez, lo Europe Direct dell'Università di Siena, ideatore del format Lezioni d'Europa, lo Europe Direct del Consorzio Universitario Trapani Sicilia e lo Europe Direct dell'Università Roma 3. Buon webinar a tutti. Beh, grazie molte alla dottoressa Salvi per questa ampia introduzione. È davvero un grande piacere questa mattina essere qui con voi, non solo per introdurre questo tema che è per molti aspetti affascinante, ma anche per moderare il dibattito di questa mattina. Vi devo dire che quando ho l'opportunità
di poter seguire iniziative come queste, dove i relatori sono di alto livello e competenti in materia, mi rende questo, oltre che felice, rende anche il mio ruolo molto più semplice. Quindi questa mattina abbiamo davvero un'opportunità, noi tutti, di ascoltare gli interventi di autorevoli esperti. Alcuni colleghi del nostro centro di comune di ricerca che faranno le loro relazioni. Mi riferisco alla dottoressa Giuditta De Prato, che vi darà un quadro introduttivo sull'intelligenza artificiale e su come essa è in qualche modo disciplinata in vari paesi, e al dottor Tangi, Luca Tangi, quale vi darà un quadro dell'uso, delle opportunità che l'intelligenza artificiale offre nella pubblica amministrazione. Dopo di loro, verso appunto la fine di questa nostra non lezione, ma insomma conversazione sui temi dell'intelligenza artificiale, abbiamo il privilegio di ascoltare il professor Gianluigi Greco, che porterà anche l'intervento conclusivo sui temi che riguardano certo la strategia italiana, ma in un contesto che quello europeo e internazionale pone tutta una serie di aspetti sia problematici che di opportunità nell'evoluzione di questa complessa disciplina che chiamiamo intelligenza artificiale e che è già di per sé complessa nella sua definizione. Come sanno, vi spiegherà la collega, il termine intelligenza artificiale è un termine un po' onnicomprensivo, una specie di termine, si dice, ombrello, in cui vengono inserite varie tecnologie, varie discipline che vanno dall'apprendimento del machine learning agli aspetti che sono legati al riconoscimento visivo, al riconoscimento della voce. Sono svariate tecnologie e cercheremo questa mattina di comprendere il ruolo che l'Europa vuole svolgere nello sviluppare questa tecnologia, della necessità che c'è anche di un coordinamento a livello europeo di tutte le strategie nazionali. Questo è un po' il tema su cui ci dedicheremo, e su questo volevo davvero in anticipo ringraziare gli organizzatori, perché iniziative come queste aiutano a compiere un'opera di divulgazione corretta su questi temi. Ho visto che appunto nella prossima lezione si parlerà di lotta alla disinformazione. Ecco, sul tema dell'intelligenza artificiale, più che disinformazione, c'è tutta una narrativa nella quale entrano tanti aspetti. Da un lato è passata una immagine che per i cittadini in qualche modo terrorizza sull'intelligenza artificiale, che richiama più i film come Terminator, per cui sono spaventati da questo tipo di tecnologia, e dall'altro un mondo in cui gli algoritmi, i temi legati anche alla etica di questi algoritmi debbono essere specificati, interpretati e inseriti in un quadro giuridico. È per questo che anche l'Europa si è voluto occupare di di questa tecnologia con un duplice obiettivo: da un lato svilupparla, sapendo che è una tecnologia, si dice GPT, General Purpose Technology, una tecnologia pervasiva che ha ha degli obiettivi molto ampi e che quindi vanno per molti aspetti stimolati nelle loro opportunità, soprattutto nel campo delle imprese e nel campo degli investimenti. E dall'altro l'Unione Europea ha voluto rafforzare la fiducia nei confronti di questa tecnologia, perché vanno chiarite e rese chiare anche ai fruitori, che sono sì le imprese, ma sono i cittadini, noi tutti, le condizioni in cui gli algoritmi, che sono poi il motore di questa
di questi sistemi funzioni. E quindi questo complesso sistema è adesso sottoposto ad un intervento da parte della Commissione europea, la quale ha messo in campo tre strumenti fondamentali, che sono i tre strumenti classici delle istituzioni europee. Da un lato il coordinamento delle politiche. L'Europa ha 27 strategie nazionali che vanno in qualche modo unite in una serie di obiettivi, quindi l'Unione Europea ha definito un piano coordinato di queste strategie nazionali. Il secondo strumento che hanno le istituzioni europee e la Commissione è quello normativo, e su questo la Commissione ha definito proprio una proposta di regolamento dei sistemi di intelligenza artificiale, che è la prima al mondo, in qualche modo, in cui una grande organizzazione come appunto è l'Unione Europea si è impegnata a fare. Quindi definire anche giuridicamente il quadro dell'intelligenza artificiale. E il terzo strumento, è stato accennato anche dalla dottoressa Salvi, è lo strumento di supporto finanziario. Sono i programmi europei che sviluppano l'intelligenza artificiale. Questi tre strumenti, quindi le politiche, le normative e i finanziamenti, convergono nel definire una strategia europea per l'intelligenza artificiale. C'è bisogno di una strategia europea? Molto brevemente, poi lascerò la parola ai colleghi. Per capirlo bisogna allargare il proprio orizzonte al mondo. Allora, se allarghiamo l'orizzonte al mondo, dobbiamo capire che esistono almeno tre grandi players, tre grandi soggetti che si occupano di intelligenza artificiale. Il primo sono gli Stati Uniti, ed è il modello americano, un modello fatto di grandi imprese, le big tech, con investimenti massicci nel campo privato, fortemente integrati col mondo accademico e anche il mondo della difesa. È un modello che si è costruito di intelligenza artificiale, diciamo, di politiche legate all'intelligenza artificiale, che si è incentrato sulle grandi aziende e su investimenti privati. L'altro grande player è dato dalla Cina, che dal 2016 si è posto un obiettivo politico di diventare leader mondiale per l'intelligenza artificiale, con investimenti massicci di tipo pubblico e con un utilizzo dei dati, soprattutto, dobbiamo dire, raccolti per finalità anche di controllo e di utilizzo dei dati dei propri cittadini, quello che noi chiamiamo la sorveglianza di massa. Ed è un modello che ha appunto delle sue caratteristiche. Tra questi due grandi player c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea che ha definito una sua strategia, devo dire, a partire dal 2018 e poi gradualmente nel 2020 con un libro bianco sull'intelligenza artificiale, poi nel 2021, cioè l'anno scorso, una proposta di regolamento. Ma in questa strategia noi abbiamo dei punti di forza su cui possiamo competere. I punti di forza sono dati dal fatto che noi abbiamo un buon sistema di competenze e di relazioni di capitale umano, di università, di centri di ricerca che consentirebbero di competere a livello internazionale e allo stesso tempo un modello di intelligenza artificiale che stiamo costruendo di tipo antropocentrico, vale a dire incentrato sui valori che sono i valori che appartengono all'Unione Europea e che caratterizzano la nostra società. Lo accenno adesso brevemente, ma lo comprenderete nei passaggi degli interventi dei colleghi. L'Europa sta costruendo un ecosistema digitale fondato su dei principi, che sono i principi che sono quelli che caratterizzano la nostra, quello che si chiama l'acquis communautaire, il diritto europeo, la base delle azioni delle istituzioni europee, che è fatto quindi di principi, di valori, la carta dei diritti fondamentali. Ecco, questo è un elemento importante perché allargando il nostro orizzonte, come vi ho detto prima, al mondo, ci rendiamo conto che questi principi, che sono appunto principi che sono incardinati nelle politiche europee, sono principi che ci definiscono anche un modello e che in qualche modo definiscono anche il nostro ruolo nel mondo.
il nostro ruolo anche positivo, consentitemi di dire, sull'utilizzo di queste tecnologie. Insomma, ho fatto questa ampia digressione, perdonatemi, ma era per introdurre il tema e perché possiate su queste piste di riflessione identificare adesso i vari elementi. Allora, io adesso darei la parola alla collega Giuditta De Prato, che vi porterà più nel dettaglio su questi temi e che penso che anche attraverso con delle slides vi presenterà gli elementi fondamentali di questo processo che l'Europa cerca di governare e che cerca anche di valorizzare nelle proprie azioni. A te la parola, Giuditta. Dunque, buongiorno a tutti, sono Giuditta De Prato, molte grazie Vittorio per le gentilissime parole e per l'introduzione, molte grazie anche all'organizzazione per averci permesso di partecipare a questa giornata. Condividerei lo schermo per... Dunque, dovreste poter vedere... le slide, potete confermarmi che sono visibili? Le vediamo. Molte grazie. Allora, io proseguo le parole del dottor Calaprice cercando di dare un approccio un approccio generale a quanto l'Unione Europea fa nei confronti dell'intelligenza artificiale. Sono anch'io lavoro al Centro Comune di Investigazione della Commissione Europea nella sede di Siviglia, ricordiamo che ha 7 sedi in diversi paesi europei. E incomincio con una brevissima introduzione generale. Allora, l'attività nei confronti dell'intelligenza artificiale si basa su una o meglio due delle 6 priorità della Commissione europea attuale, in particolare sulla priorità che mira ad un'Europa pronta per l'era digitale. Consideriamo comunque anche il Green Deal europeo perché unisce la trasformazione ambientale con la trasformazione digitale e anche in questo senso l'intelligenza artificiale riveste un'importanza. La strategia digitale dell'Unione Europea ha come obiettivo di fare questo decennio il decennio digitale, garantendo che questa trasformazione vada a beneficio dei cittadini e delle imprese e che contribuisca all'obiettivo di raggiungere un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, rafforzando al tempo stesso la sovranità digitale europea e prestando molta attenzione sui pilastri chiave, quindi sui dati, le tecnologie e le infrastrutture. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie o degli aspetti chiave di queste strategie volte a un'Europa pronta per la digitale, assieme al calcolo ad alte prestazioni, alla strategia europea in materia di dati, alla sicurezza digitale, eccetera. Velocemente rivediamo assieme quali sono le caratteristiche che fanno dell'intelligenza artificiale una tecnologia molto particolare, come ricordava poco fa il dottor Calaprice. Come si diceva, è una tecnologia di utilità generale, una general purpose technology. Questo significa che non si applica a un settore specifico, ma ha le stesse caratteristiche di altre tecnologie del passato e del presente, come la macchina a vapore, l'elettricità, l'elettronica e la stessa informatica. In più però l'intelligenza artificiale ha la caratteristica di essere scalabile globalmente. Cioè, una volta sviluppato, non ha necessità, sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo può essere applicato infinite volte a costo praticamente zero e a differenti ambiti di applicazione. Quindi è molto diverso rispetto alle tecnologie del passato che necessitavano essere riprodotte. In più l'intelligenza artificiale ha abilità cognitive, quindi purtroppo qui c'è un'automazione che ha abilità cognitive si occupa di abilità che sono tipiche dell'uomo, quindi la capacità di processare immagini, di processare suoni, la capacità di scegliere, di concettualizzare. E infine una caratteristica molto importante è che è applicabile all'automazione, quindi ha la caratteristica di avere un potenziale di cambiare l'intera società attraverso il cambio di infrastruttura economica e sociale. Quindi ha un potere geopolitico, economico, sociale, culturale ed etico enorme. Questo in un contesto dove già le imprese digitali hanno un peso economico impressionante.
Sappiamo già che... Mi scusi, non si vede lo scorrimento delle slides. Lei sta parlando, ma le slides non scorrono. Non Quindi so voi se... avete visto solo la prima? Esatto, è rimasta sulla prima. Interessante. Ah, io invece... Ecco, adesso sì. Guarda, purtroppo allora magari non uso l'animazione, la proietto così per non perdere altro tempo. Si vede? Siamo alla slide, i dati, non il petrolio. Sì, quindi voi non avete visto nessuna di queste? No. Cioè, non vorrei far perdere tempo ai colleghi successivi, quindi se è accettabile presentare in questa maniera, mi chiedo scusa, non so cosa succeda, ma no, temo che abbia qualcosa a che fare con Zoom. Vabbè, l'importante è che adesso da ora in poi funzioni. Cioè, se così, molte grazie per farmelo sapere e mi dispiace, non ho idea di cosa... Vabbè, quindi ricordavo il fatto che alcune delle grandi piattaforme digitali hanno raggiunto dimensioni economiche paragonabili a quelle di paesi neppure piccoli. Quindi il punto è vedere come l'intelligenza artificiale ha un potenziale di cambio economico e politico, economico e sociale enorme e quindi un enorme potere geopolitico. Allora, quali sono gli attori principali dell'intelligenza artificiale? Da un lato ricordiamo la comunità di sviluppo, che è quella che negli ultimi 30-40 anni si è occupata del progresso verso la front-end degli algoritmi. Normalmente risiede nell'università, però vogliamo ricordare una recente fuga verso le grandi big tech dei principali sviluppatori e anche una preoccupazione sottolineata anche dal lavoro dell'Unione Europea verso la diversità per garantire in un contesto come l'intelligenza artificiale, nel quale è molto importante che alla ricerca sia garantito una diversità di genere, di razza, per evitare bias nello sviluppo. Un secondo grande blocco di attori sono le grandi imprese, come abbiamo detto hanno dimensioni enormi e quindi hanno un peso geopolitico molto importante. Il terzo sono i paesi, nuovamente guidati da interessi geopolitici e ai quali potrebbe spettare la capacità di intervenire o comunque di supportare un tipo specifico di sviluppo per l'intelligenza artificiale. Guardiamo cosa fa l'Europa in questo caso e ricordiamo gli ecosistemi di eccellenza e di fiducia. La visione europea sulla intelligenza artificiale ha avuto il primo punto nel 2018 con la comunicazione del 2018 e l'identificazione di tre principali pilastri, quindi la necessità di potenziare la capacità tecnologica industriale e l'adozione in tutti gli ambiti economici, aumentando gli investimenti sia nel pubblico che nel privato. La necessità però al tempo stesso, e questo ha incominciato a evidenziare l'atteggiamento unico dell'Europa in questo senso, di preparare per le grandi trasformazioni socio-economiche, quindi dando attenzione all'educazione e al mercato del lavoro. E infine, e anche questa rappresenta un'unicità nell'approccio europeo, quello di garantire la presenza di un quadro etico e giuridico appropriato, che sia basato sui valori dell'Unione Europea e in accordo con la Carta Fondamentale dei Diritti. E nel 2018 si è proposto il primo piano coordinato che mirasse ad unire le forze tra i vari paesi. E con il 2021, dopo nella ricostruzione economica dopo la crisi pandemica, si è proposto un'attualizzazione, che focalizzasse sulla doppia transizione, la transizione digitale ed ecologica. E l'aggiornamento del piano coordinato dell'intelligenza artificiale 2021 identificava quattro aree, settori, un numero di settori su cui concentrare attenzione e l'obiettivo di migliorare l'eccellenza unendo le forze politiche e gli investimenti in materia di intelligenza artificiale. Però non solo l'ecosistema dell'eccellenza è un obiettivo. L'Unione Europea sottolinea l'importanza di creare un ecosistema di fiducia antropocentrico. Quindi, fin dal 2018, un gruppo di esperti indipendenti si è occupato di identificare direttrici etiche che fossero applicabili all'intero ciclo di vita dell'intelligenza artificiale. Quindi, con l'obiettivo di creare un ecosistema di fiducia dove i diritti fondamentali dei cittadini fossero protetti, anche a costo di vedersi obbligati a limitare o vietare specifiche applicazioni di AI. Che potessero
rappresentare un rischio. In questo senso, nel 2021 è stata proposto le AI Act, con una prima proposta di regolamento che stabilisce norme armonizzate per tutti i paesi sull'intelligenza artificiale. Sono stati evidenziati 4 livelli di rischio, dal livello minimo o limitato, alto, fino al livello inaccettabile. E per ognuno di questi livelli di rischio sono state proposte atteggiamenti steps per seguire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle varie fasi di vita. Questo pacchetto è in questo momento in fase di negoziazione, però rappresenta una posizione molto ferma dell'Unione Europea verso un'intelligenza artificiale che sia antropocentrica e al servizio dello sviluppo dei cittadini. Proporrei adesso un altro servizio che l'Unione Europea mette a disposizione, e mi riferisco all'AI Watch. È stato sviluppato dalla Joint Research Center, quindi al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, in collaborazione con DG Connect, ed è una piattaforma online che rappresenta un knowledge service della Commissione Europea. Praticamente è un negozio one stop dove è possibile incontrare tutta l'informazione rispetto al monitoraggio, dello sviluppo dell'uptake e dell'impatto dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo fondamentale di questa piattaforma è monitorare in effetti lo sviluppo della strategia europea. Il materiale è basato interamente su evidenza scientifica e la sua creazione era stata citata nel piano coordinato del 2018. Scusate, sul lato destro di questa slide vedete un'immagine con una serie di sezioni. Darei adesso molto velocemente una carrellata sulle diverse sezioni che potete incontrare nell'AI Watch. Il sito web è pubblico, è frequentemente aggiornato ed è un'ottima fonte di informazione per tutto ciò che ha a che fare con le politiche e con l'applicazione e lo sviluppo di AI in Europa. Si occupa di differenti aspetti. Una parte è rappresentata dal cosiddetto AI landscape, ovvero dal monitoraggio a livello globale delle attività economiche, scientifiche e di innovazione che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Andrò più avanti nel dettaglio. In questo momento ricordo che ci sono alcune pubblicazioni recenti molto interessanti che offrono un'immagine sintetica della posizione europea e della posizione della competitività europea nel contesto globale. Una sezione dell'AI Watch si occupa del monitoraggio degli investimenti rispetto agli obiettivi del piano coordinato e anche di un confronto tra Europa e Stati Uniti. Il report più recente propone la stima degli investimenti dal 2018 al 2020 e anche in questo caso i report sono disponibili. Ci si occupa poi dell'evoluzione tecnologica con l'obiettivo di valutare la maturità tecnologica di alcune applicazioni, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, per esempio considerare il livello di maturità rispetto alla generalità delle applicazioni, degli algoritmi che si considerano. Abbiamo il timore che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo di attività umane molto complesse. Vediamo che per il momento il livello di maturità tecnologica è piuttosto concentrato in applicazioni con obiettivi abbastanza specifici. L'AI Watch si occupa anche di standardizzazione per garantire che gli standard tecnologici siano adeguati nel momento in cui sarà in vigore l'AI Act e per supportare l'attività dello European Standardization Organization. Vi è molta attenzione al settore della robotica che tradizionalmente era un settore dove l'Europa aveva un vantaggio competitivo considerevole, quindi si analizza lo share di mercato europeo della robotica e infine si propone un'analisi comparativa delle strategie nazionali in relazione al piano coordinato rispetto alla revisione del 2021.
Infine, come successivamente il collega Luca Tangi spiegherà nel dettaglio, ci si occupa della intelligenza artificiale nei servizi pubblici, al servizio della pubblica amministrazione. Per ricordare infine che una parte dell'iWatch si incentra anche su ciò che ha a che fare con la cosiddetta trustworthy AI, quindi con la garanzia, con lo studio delle garanzie, affinché l'intelligenza artificiale sia appunto al servizio della persona e non leda i diritti fondamentali della persona, in particolare nel confronto dei diritti dei minori, e a queste tecnologie che sarebbero a rischio alto o altissimo, quali per esempio il riconoscimento facciale, qualora fossero applicati a obiettivi lesivi dei diritti dei cittadini. In ultimo, è disponibile un iWatch Index che offre una visione integrata di tutta l'attività che si può monitorare, diciamo, dell'iWatch, offrendo una serie di indicatori sintetici. Sono indicatori quantitativi, quindi troverete dati, grafici e andamenti. È organizzato in 5 dimensioni, che riguardano una visione globale del landscape dell'intelligenza artificiale, l'industria, la ricerca e lo sviluppo, le tecnologie, l'avanzamento tecnologico e aspetti sociali. Anche questo è disponibile online e i dati sono disponibili. Io, per rimanere nei tempi e chiudere, vado un po' veloce. Vorrei concentrare un attimo l'attenzione sulla AI landscape, quindi sul monitoraggio a livello globale delle attività economiche di innovazione e di ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Questo viene svolto dal GRC per le iWatch e per DigiConnect, applicando una metodologia analitica molto innovativa che permette di analizzare nel dettaglio attività economiche di ricerca e di innovazione che sfuggirebbero alla classificazione standard, per esempio alla classificazione delle attività industriali. Ovviamente non troviamo intelligenza artificiale nella classificazione di attività industriali. Quindi viene costruita una base di dati molto granulare, identificando attività e attori e le relazioni tra gli attori, e questo permette una mappatura di moltissimi aspetti dell'ecosistema. Intanto si identificano i protagonisti principali, si può analizzare il quadro competitivo mondiale, ma è possibile anche scendere a diversi livelli di granularità, quindi a livello europeo, a livello di paese membro, ma anche a livello regionale o subregionale. Si può analizzare la capacità industriale, la localizzazione delle imprese, la loro performance, e la composizione dell'attività industriale, cioè l'età, il settore originale di appartenenza delle imprese che sviluppano o che commercializzano AI. Ci si concentra anche sull'attrattività e l'eccellenza nella ricerca, che è un punto chiave, e si può navigare la rete di interazione nella ricerca e sviluppo. Oltre a analisi di aspetti evolutivi, all'identificazione di comunità non esplicite, però di comunità latenti, cosiddette latenti, che si sviluppano a partire dalla condivisione di flussi di conoscenza, e questo è molto importante in un contesto tecnologico ad alta dinamica come quello dell'intelligenza artificiale. Ora, tutto questo tutti questi aspetti sono resi disponibili attraverso un pannello di controllo online. Il pannello di controllo è accessibile attraverso il sito web dell'iWatch. Si permette, attraverso differenti tabs, di navigare differenti aspetti. Per non rubare tempo ai colleghi, non andrò nel dettaglio, però la presentazione che metterò a disposizione conterrà anche alcuni shot analitici. Ma qui solo per ricordare appunto che questo tipo di mappatura copre l'intero panorama mondiale. L'Europa in questo contesto, come diceva il dottor Colapricce, copre il terzo posto dopo Stati Uniti e Cina, se contiamo il numero di attori, il numero di players. Però è possibile
caratterizzare le attività di intelligenza artificiale rispetto ad alcune aree tematiche e vedere come cambia la competitività relativa delle diverse macro aree o dei diversi paesi in funzione di specifiche aree. Ed è possibile sono possibili anche vari altri tipi di analisi. Forse io a questo punto mi fermo, lascerò una lista di link anche per approfondire chi volesse alcune delle parti che abbiamo velocemente toccato. Vi ringrazio molto e vi ricordo che attraverso lo EU Science Hub è possibile accedere al materiale prodotto dal Jersey. Molte grazie e passerei la parola al collega Luca Tangi, che andrà più nel dettaglio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale al servizio della pubblica amministrazione. Grazie, sì, grazie molte alla dottoressa De Prato, ha fatto una presentazione di vari strumenti che sono per un certo aspetto molto utili per il mondo della ricerca, ma come penso il dottor Tangi ci mostrerà, anche per chi lavora nella pubblica amministrazione, per i policy makers, avere questo set di dati per poter costruire delle politiche è molto utile. Io questo strumento lo conoscevo, ma nella diciamo, operatività e negli aspetti più di dettaglio no. Quindi grazie davvero, dottoressa, per questa presentazione e appunto sui temi che riguardano la pubblica amministrazione. Adesso il dottor Tangi ci metterà in evidenza quali sono i vantaggi che la conoscenza di questi sistemi può fornire. A lei la parola, caro. Non si sente. Ok, adesso sì, vero? Mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, datemi un secondo che inizio a proiettare le slide. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziarvi e è sempre un piacere per noi essere qui e poter, insomma, diciamo, vedere con voi. Scusate che due cose insieme, come sempre, non so farle. Ok, dovrebbe essere tutto a posto, dovreste vedere la presentazione a schermo intero. Si vede benissimo. Perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie per l'invito e appunto come vi dicevo è sempre un piacere per noi poter presentare i risultati delle nostre ricerche in questo contesto e ringrazio anche gli interventi che mi hanno preceduto perché mi danno un ottimo slancio anche su questo tema, che è un tema interessante, forse un po' meno sviluppato di altri in relazione all'intelligenza artificiale, che è il ruolo dell'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione. Come vi diceva la dottoressa De Prato, abbiamo all'interno della UWatch c'è un task specifico, un gruppo specifico di ricerca che si occupa di come l'intelligenza artificiale può aiutare, può essere a supporto, a servizio della pubblica amministrazione. Ecco, perché l'iWatch ha deciso di fare questo e perché si parla di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione? Il coordinated plan di cui diciamo vi ha dato una spolverata, un'idea, la dottoressa De Prato prima, prende un punto specifico in relazione alla pubblica amministrazione. Lo vedete qui in questa slide. Quello che è il key proposal, quindi la proposta numero 14 di questo coordinated plan, dice esplicitamente che si vuole in Europa portare la pubblica amministrazione ad essere quello che in inglese chiamano trailblazers, che in italiano vuol dire tipo apripista, quindi non solo a essere a utilizzare l'intelligenza artificiale nei propri servizi, ma essere un'apripista nell'utilizzo di intelligenza artificiale. Attenzione all'uso delle parole, che è interessante, quindi il settore pubblico come apripista per l'utilizzo di intelligenza artificiale.
E questa è una sfida molto interessante, ma che la Commissione europea riconosce che l'intelligenza artificiale può offrire, può dare dei benefici alla pubblica amministrazione proprio nell'erogazione del proprio servizio al cittadino. È chiaro quindi che la pubblica amministrazione si trova un doppio ruolo, da una parte è un policy maker, no? Quindi è quella che deve fare delle politiche per cercare di portare sull'Europa, cercare di portare innovazione, di far crescere l'intelligenza artificiale, ma anche contemporaneamente di regolarne l'utilizzo a un utilizzo che la Commissione europea definisce trustworthy, quindi di fiducia dall'interno di questo sistema, anche a costo di proibire alcuni utilizzi, come vi è stato raccontato prima all'interno del nuovo regolamento, della nuova regolamentazione, che mette un po' dei paletti. Quindi da una parte mette dei paletti, dall'altra comunque deve incentivare l'innovazione attraverso l'intelligenza artificiale, ma c'è anche un terzo ambito che non è di policy ma più di utilizzo, e deve iniziare a capire come l'intelligenza artificiale può aiutarla a offrire un servizio migliore al cittadino. E questa non è una cosa futuristica, ma una cosa che sta avvenendo oggi all'interno della pubblica amministrazione e che probabilmente avverrà sempre di più nel futuro. Seguendo questa narrativa e questa linea di direzione, l'iWatch ha iniziato a interrogarsi già a fine del 2018, a chiedersi ma come la pubblica amministrazione sta usando l'intelligenza artificiale e cosa dovrebbe fare per sfruttarne il pieno potenziale. Ecco quindi che il mio intervento vuole un po' raccontare gli ultimi passi della nostra ricerca in questo ambito, che insomma è un ambito che ci tocca un po' tutti. So che tanti di voi sono dipendenti pubblici, quindi magari hanno anche un interesse professionale da questo punto di vista, ma anche per chi magari non lavora nel pubblico è chiaro che come cittadini siamo sempre coinvolti, no, all'interno della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, quindi di andare a capire come la pubblica amministrazione può offrirci un servizio migliore, ma anche come la pubblica amministrazione può utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera giusta, in maniera corretta, in maniera da alimentare e non diminuire la nostra fiducia nel settore pubblico. Ecco che tutti questi temi rendono un po' questo discorso particolarmente interessante, particolarmente legato al giorno d'oggi, e quindi vi racconto molto brevemente, poi non avremo sicuramente troppo tempo, ma volentieri approfondiremo anche in secondo luogo quello che abbiamo fatto. La prima cosa in realtà è una notizia freschissima di ieri sera, è stato pubblicato questo report, che è uno dei lavori più lunghi che abbiamo fatto all'interno dell'iWatch, è più di un anno che ci lavoriamo sopra, che vuole dare una serie di raccomandazioni alla pubblica amministrazione in Europa su come supportare l'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto lungo, più di un anno di raccolta di informazioni con vari stakeholder, con vari portatori di interessi di vario tipo, pubblici, privati, politici, managers, tutti quelli che si occupano di pubblica accademia, quindi ricercatori, e siamo arrivati a definire questa slide, diciamo, questo contenuto, cioè quattro aree e una serie di raccomandazioni su come portare la pubblica amministrazione l'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione. E lo vedete molto bene, adesso chiaramente non ho tempo di entrare nel dettaglio di ciascuna, ma le slide saranno a vostra disposizione e vi metterò anche il link al report che è appena stato pubblicato. Vedete molto bene come alcune parole ritorna tutto il tema, è in inglese perché chiaramente sono raccomandazioni scritte in cui ogni parola ha un peso, e quindi trasformare queste raccomandazioni in italiano richiede un lavoro non di semplice traduzione, che però ad oggi non è ancora stato fatto, essendo appunto il report appena pubblicato, però vedete come tornano alcune parole che si capiscono e sono un po' parte della narrativa molto importante per il pubblico, cioè trustworthy, quindi il tema della fiducia, il tema della human centricity, quindi di mettere l'uomo al centro, soprattutto questo se è vero ovunque, è vero nel pubblico, ma anche tutto il tema che nel pubblico è molto forte di lavorare in team, lavorare in ecosistema, quindi lavorare con privato, con l'accademia, con l'università, creare capacità di lavoro e
e di utilizzo di intelligenza artificiale, ma anche essere incapaci di monitorare gli impatti dell'intelligenza artificiale, sia quelli inaspettati o che non si vogliono, perché magari l'algoritmo a un certo punto non funziona più come dovrebbe funzionare, quindi bisogna essere capaci di monitorarlo per rimetterlo un po' in traccia, sia gli impatti positivi, in modo da valutarne l'effettivo utilizzo e anche dare un riscontro al cittadino e alla popolazione di come l'intelligenza artificiale è utilizzata nel pubblico. Questo è stato un primo lavoro che abbiamo fatto, ma non l'unico, e questo è un secondo report che uscirà settimana prossima, quindi ad oggi ve ne do un po' un'anteprima e mi fa molto piacere essere qui, è una delle prime volte che in realtà presentiamo questo report che appunto uscirà a breve, perché non solo abbiamo dato delle raccomandazioni per il futuro, ma ci siamo anche detti: proviamo a capire come la pubblica amministrazione sta utilizzando oggi l'intelligenza artificiale. Allora, un po' spinti da questa curiosità, abbiamo fatto questo lavoro. Da una parte abbiamo analizzato le strategie nazionali. Di questa parte non ve ne parlerò quest'oggi, la troverete nel report, ma so che anche dopo di me si parlerà della strategia italiana, quindi avrete modo di approfondire questo tema. La seconda cosa che abbiamo fatto, abbiamo raccolto dei casi d'uso, quindi proprio guidati dalla curiosità abbiamo iniziato a cercare online, a parlare con gli stati membri, a capire come concretamente esempi di come è stata utilizzata l'intelligenza artificiale nel settore pubblico ad oggi. E alcuni di questi casi d'uso ce li abbiamo studiati, quindi abbiamo fatto le interviste, siamo andati a parlare con le persone che l'hanno implementato per avere qualche informazione in più. Ed ecco che è venuto fuori un risultato, a mio parere, abbastanza eclatante, sorprendente. Dal 2019 a oggi siamo stati in grado, in maniera un po' destrutturata, quindi senza nessuna pretesa di essere rappresentativi, di avere una statistica su quale paese funziona meglio di quale altro un po' meno, insomma, solo guidati dalla curiosità di sapere come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, ecco che siamo riusciti a raccogliere 686 casi di intelligenza artificiale applicati alla pubblica amministrazione europea, diciamo non dell'Unione Europea, ma un po' nei confini dell'Europa. E chiaramente, e lo ripeto di nuovo, non è rappresentativo, quindi non è che l'Olanda, perché abbiamo 123 casi in Olanda, è il paese migliore in Europa, non vogliamo dire quello, è stata una raccolta completamente destrutturata, perché abbiamo tanti casi in Olanda, perché in Olanda hanno fatto uno studio loro stessi, per capire i casi di intelligenza artificiale nel loro paese, ci hanno dato i dati e noi li abbiamo importati tutti nel nostro database. Quindi è chiaro che dipende da iniziative nazionali, ma dipende anche banalmente dalla lingua, perché magari ci sono alcuni paesi dove si usa molto poco l'inglese, tanto la lingua locale, e quindi ci possono essere difficoltà di raccolta di informazioni. Quindi senza voler essere rappresentativi, però ci dice già un numero interessante, che ci sono più di 600 casi, quindi l'intelligenza artificiale è effettivamente ad oggi utilizzata all'interno della pubblica amministrazione. Non ci siamo limitati a raccoglierli, ma li abbiamo anche analizzati secondo una serie di dimensioni. Anche qui chiaramente non posso entrare nel dettaglio, c'è una prima dimensione sul tipo di tecnologia. Sappiamo tutti che intelligenza artificiale è un macro tema che raccoglie diversi tipi di tecnologie con scopi e caratteristiche completamente diverse. È interessante questo dato invece, che ci dice che quasi il 40% dei 600 casi che abbiamo raccolto ci risultano, secondo i nostri dati, effettivamente in uso all'interno della pubblica amministrazione. Quindi non piloti, idee, progetti che magari sono in fase di sviluppo e bisognerà poi capire se verranno effettivamente utilizzati o se rimarranno dei bei prototipi, ma abbiamo una percentuale abbastanza significativa di casi che concretamente le pubbliche amministrazioni li stanno utilizzando nella loro quotidianità per supportare la gestione e il delivery e l'erogazione dei servizi pubblici. E questo anche secondo me è un tema abbastanza interessante, che ci dice che non stiamo parlando solo di una cosa futuristica, ma stiamo parlando di una cosa che esiste già oggi all'interno della pubblica amministrazione. Ovviamente a livello nazionale ha una predominanza, per capacità, per grandezza, per risorse, però vedete che quasi un terzo dei casi sono sviluppati da città, da pubbliche amministrazioni locali, e anche questo è un tema interessante, vuol dire che tante città si stanno muovendo in questa direzione. Qui è la stessa slide che ha mostrato la dottoressa De Prato prima, quindi vediamo che la maggior parte si occupano dei servizi pubblici, ma anche qui vedete la varietà di utilizzi che l'intelligenza artificiale può avere all'interno della pubblica amministrazione. E giusto un po' per
per spingere un po' anche la curiosità, perché capisco che magari ogni tanto i numeri dicono qualcosa, ma non rendono la cosa particolarmente concreta, no? Per le persone, quantomeno per me è così, finché non vedo non capisco. E allora vi riporto qui qualche esempio. Come vi ho detto, abbiamo intervistato 8 casi, scelti un po' in base alla disponibilità delle persone, in base alla capacità di raccolta, eccetera, eccetera. Ne abbiamo intervistati 8 per andare a capire un po' nel concreto cosa fanno. Non ho chiaramente il tempo di andare su tutti 8, ma vi porto qualche esempio, giusto un po' per vostra curiosità, per stuzzicare un po' la curiosità di a cosa può servire l'intelligenza artificiale nel pubblico. E questo è il primo esempio, lo vedete qui, stiamo parlando di Amsterdam, dove Amsterdam è una delle città dove sicuramente c'è un gruppo di ricerca più avanzato sul tema dell'intelligenza artificiale. E vedete che questo lavoro che è stato fatto con l'intelligenza artificiale, un po' questo video non ce lo racconta, riesce a riconoscere il tipo di spazzatura che c'è sulla strada, quindi si tratta di carta, di cartone, di un materasso, e quindi chiaramente avendo questa informazione, quindi andando a capire dove c'è della pattumiera, non nel posto giusto, ma anche che tipo di pattumiera è chiaro che tutta la parte logistica di pulizia delle strade e di raccolta viene fortemente facilitata dalla raccolta di questi dati. Ed è interessante, noi li abbiamo sentiti e ci hanno raccontato prima cosa, ci hanno raccontato questo progetto e in realtà si è fermato a un certo punto. Quindi bella notizia che è un progetto interessante, diciamo notizia un po' meno bella è che chiaramente poi ci sono delle dinamiche politiche o di investimento, di capacità, che per ora hanno un po' messo in pausa questo progetto. Quindi è stato fatto il progetto, è stato fatto il pilota, il sistema funziona, stanno studiando ancora se e come e quando riusciranno poi a metterlo veramente in produzione. Ma ci sono altri temi che sono stati emersi, per esempio il fatto, l'importanza di avere delle persone che hanno la conoscenza sul tema, quindi curiosità interessante, loro hanno preso i netturbini e li hanno, le turbine che durante il periodo del Covid non hanno potuto lavorare per ovvi motivi, e li hanno messi a fare quelli che si chiamano trainer, no? Quindi a riconoscere, analizzare le immagini e a iniettare dati nel sistema in modo da renderlo sempre più preciso. È chiaro che questo è un tema interessante, un tipo di competenza usato in maniera completamente diversa da quello che uno si può immaginare. Ma un altro tema interessante che vi riporto qui è che Amsterdam aveva già delle telecamere che andavano in giro per la città, soprattutto aveva questo sistema, che è un altro sistema di intelligenza artificiale di cui non vi ho parlato oggi, per cui c'è la telecamera che guarda la targa, la riconosce, la manda a sistema e vede se la targa può parcheggiare nel posto dove sta parcheggiata, quindi se ha pagato il parcheggio, se è un residente, se è una persona magari con un permesso per disabilità, eccetera, eccetera. Allora è chiaro che potevano usare queste telecamere anche per andare a vedere questo tipo di quest'altro servizio, ma alla fine hanno deciso di non farlo perché per evitare proprio questo sistema di controllo dell'amministrazione, che quindi usa delle telecamere che erano state dichiarate per uno scopo anche per altri scopi, portando magari nel cittadino questa sensazione di essere controllato, che queste telecamere che vedono in giro in realtà in futuro possano controllare alcuni comportamenti, e insomma questa idea del grande fratello, no, che ci controlla. E effettivamente questo tema era un tema rilevante per loro, e quindi hanno deciso di non riutilizzare queste telecamere ma di usare un progetto diverso attraverso degli smartphone, che è chiaro che ha costato più soldi, ha costato più fatica, però ha evitato, ha anche messo al centro, no, il cittadino e la fiducia del cittadino nel governo. Non ho tempo per andare, ma qui abbiamo un altro esempio sul tema della disoccupazione, quindi di un sistema che prevede la possibilità di un disoccupato di trovare lavoro, e quindi chiaro permette il governo di agire in maniera diversa. E infine abbiamo una carrellata di lezioni che abbiamo imparato da questo lavoro. La prima cosa che vi ho già raccontato è che l'intelligenza artificiale è ormai diffusa anche nel pubblico, chiaro magari non, come diceva la dottoressa Del Prato, in sostituzione dell'uomo, ma con le tecnologie di intelligenza artificiale mature hanno ancora uno scopo abbastanza definito, però effettivamente sono già utilizzate in diverse pubbliche amministrazioni, che sono necessarie, quindi competenze interne, non si può 100% lasciarsi al mercato, quindi all'azienda esterna, al provider esterno, ma che l'intelligenza artificiale funziona in maniera un po' diversa, quindi c'è anche bisogno di
di una consapevolezza diffusa, no? Su cosa vuol dire che l'algoritmo può avere dei bias, quindi può sbagliare in alcune cose, quindi come agire, come capire dove l'algoritmo non è preciso e quindi come agire di conseguenza, perché l'altra cosa che abbiamo capito, ed è anche un messaggio molto chiaro anche della regolamentazione europea, che di fatto la competenza umana non potrà essere, soprattutto nel pubblico, sostituita dall'intelligenza artificiale, ma le due cose dovranno andare a braccetto. Quindi di nuovo c'è un bilanciamento tra competenze in-house e collaborazioni esterne, che sono sempre indispensabili, soprattutto per temi così innovativi. Fiducia, trustworthiness deve essere la parola chiave, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione. E poi l'ultimo tema che abbiamo lasciato in inglese, perché è un motto che ci è stato un po' riportato dalle persone che abbiamo intervistati, che non pensare all'intelligenza artificiale come un tema meramente tecnologico, ma la tecnologia è solo half of the story, no? Metà della lunga storia di quello che c'è bisogno per portarla all'interno della pubblica amministrazione. Ma ci sono tutta una serie di tematiche che ne vanno insieme. Con questo ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione, ovviamente a disposizione per eventuali domande. Grazie molte al dottor Tangi. Questa carellata di esempi ci ha interessato. Anche abbiamo scoperto che anche ad Amsterdam c'è l'immondizia lasciata per strada, diciamo, è un sistema, quello per l'intelligenza artificiale, che lo identifica, che in alcune città, e parlo per la mia dove vivo, potrà essere, come dire, utilizzato con grandi quantità di dati, per così dire. Molto interessante e davvero questa dimensione della tecnologia, che deve essere anche parte della vita e in qualche modo della cultura generale di questi tempi, per cui l'intelligenza artificiale non è soltanto un fatto tecnologico, e deve entrare un po' nelle attività, per così, nel portfolio di competenze di tutti noi. Io a volte dico che l'intelligenza artificiale è un po' come l'inglese, è un'altra lingua che hai necessità di conoscere, e se non la conosci il mondo è un po' più piccolo. Allora adesso abbiamo l'opportunità di ascoltare e di un po' che anche il compito un po' di prendere le fila di questi interventi, il professor Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, al quale chiedo di portare il contributo dell'associazione da lui diretta, ma anche delle considerazioni, per così dire, di merito su questo quadro europeo in cui ci si muove e nel ruolo anche che l'Italia può avere. A lei la parola, Presidente. Grazie, dottor Calaprice. Buongiorno a tutti e a tutti. È veramente un piacere, insomma, posizionare il mio intervento a valle di questi interventi iniziali che hanno ben caratterizzato il contesto nazionale e quanto si sta facendo nell'ambito dell'intelligenza artificiale in un panorama europeo. Io voglio concentrarmi principalmente sul nostro territorio, voglio ragionare un po' sull'Italia, e parlando di strategie nazionali credo che tre debbano essere i nostri punti di riferimento. Quindi io innanzitutto voglio darvi un quadro, cioè darvi un quadro sintetico della situazione in Italia dell'intelligenza artificiale, perché dal quadro ovviamente bisogna partire. Questo quadro è stato analizzato ovviamente negli ultimi anni e ha dato origine a alcune direttrici di azioni che rappresentano la nostra strategia nazionale. Ecco, tirando poi le somme, nella terza parte vorrò brevemente ragionare insieme a voi su che cosa dobbiamo fare dopo, cosa ci aspetta, quali sono le iniziative che dobbiamo pensare ancora di mettere in campo nei prossimi mesi. E allora, inizierei con la prima parte, diciamo, mi focalizzerei, no, qui nella nazione, cos'è l'intelligenza artificiale. Beh, guardate che si tratta di un fenomeno estremamente complesso, un fenomeno che interessa questi ambiti che abbiamo qui, interessa, diciamo, iniziative pubblico-private, interessa l'università, l'ambito della ricerca, il trasferimento tecnologico, e poi interessa ovviamente, diciamo, il mondo dell'industria, nel quale si riconoscono vari attori, da una parte, diciamo, le industrie nel senso strettamente stretto del termine, ma anche all'interno della strategia vengono in realtà messe assieme le pubbliche amministrazioni quando si parla delle esigenze in realtà del tessuto produttivo e imprenditoriale. Allora, cerchiamo di guardare uno per uno questi campi. Allora, uno dei punti sicuramente più delicati in Italia è l'enorme frammentazione
del tessuto e dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Questo è chiaramente un problema. È un problema perché in molti contesti e in molti settori non si riesce ad avere una massa critica sufficiente per avere anche spesso una voce unica e autorevole all'interno di tavoli importanti. Ho rappresentato qui una serie di sigle, queste sono una serie di iniziative scientifiche che sono state sviluppate nel tempo. Vedete anche la mappa dell'Italia, nella quale riporto un po' le università, insomma chi è i centri di ricerca nei quali ci sono delle forti competenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale. L'associazione che ho l'onore di presiedere è un'associazione che in realtà ha abbracciato l'intelligenza artificiale, oserei dire quasi ante litteram, è la comunità principale di ricerca in Italia che si occupa di tematiche di intelligenza artificiale, già nel 1988 esisteva, è stata creata in quegli anni e quindi come capite è stata creata quasi in un momento direi dell'inverno dell'intelligenza artificiale. Questa è una tecnologia di cui oggi ne parliamo, ma è una tecnologia che, come sappiamo, è un insieme di tecnologie che ha avuto negli anni delle primavere, degli inverni, e sappiamo che queste si sono alternate e alcune di quelle di quegli input che abbiamo ricevuto nelle precedenti relazioni evidenziano tutta una serie di problematiche, di rischi e di potenziali insidie che potrebbero frenare in realtà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. La mia associazione si occupa molto di divulgazione sul territorio, di organizzazione di convegni prettamente scientifici e anche di eventi come questo, nel quale si cercano di mettere a sistema un po' i vari attori. Ma ovviamente non basta, quindi il primo dato di partenza è una grande frammentarietà del nostro sistema. Andiamo al mondo delle università. Beh, il mondo delle università, noi possiamo stimare di avere circa 200 curricula che parlano di intelligenza artificiale. Ora vi faccio notare che qui non c'è un quadro chiaro e preciso. Questa mia stima nasce, diciamo, da una rapida analisi che abbiamo fatto su una serie di documenti. La mia associazione in passato si è occupata di fare un censimento dettagliato, ma c'è bisogno di un nuovo censimento. Nella strategia italiana viene citato questo numero, ma capite, è un numero che è in continua evoluzione, anche perché oggi è sempre più difficile distinguere quelli che io chiamo i corsi core AI, cioè i corsi in cui io spiego tecnologie di AI, e i corsi invece che chiamo with AI, cioè nei quali l'intelligenza artificiale è una parte, sebbene non preponderante. È comunque un mondo molto molto attivo in Italia. E nel dire questo, voglio però riportare qui alla vostra attenzione un grafico che è preso dall'AI Index, questo è il report di Stanford, il report dell'anno scorso, ora c'è una versione aggiornata nella quale tuttavia questa analisi non è più riportata. Quindi purtroppo, diciamo, il dato più attuale che abbiamo risale al 2021. Ecco, è significativo osservare che nel contesto europeo la percentuale questa è la percentuale, l'incremento di studentesse e di studenti che hanno deciso di abbracciare un percorso di studi nell'ambito dell'intelligenza artificiale è stato in costante crescita. Cioè all'interno del territorio europeo c'è stata una progressiva attrattività di questo settore e oggi è chiaramente un settore estremamente interessante anche dal punto di vista dell'accademia. Guardate invece cosa succede in America. In America quella flessione, quindi la linea in basso, quella flessione si è iniziata a registrare molto prima del Covid, quindi certamente non ci sono delle dinamiche legate alla pandemia. E tuttavia c'è stata una flessione. Ecco, io vorrei che questo fosse uno degli elementi, insomma, da tenere in mente, perché poi nella terza parte vorrò cercare di ragionare con voi su questo. Devo dirvi che questa immagine mi ha molto colpito, ha molto influenzato anche il mio modo di vedere sulle direzioni che stiamo adesso tracciando per l'intelligenza artificiale. Quindi lo lascio così in background, no? Come facciamo spesso, cerchiamo di capire perché, no? C'è questa discrepanza tra questi due mondi. Sulla ricerca, potrà sembrare strano, potrà sembrare particolare, noi ricercatori ci lamentiamo sempre del sottofinanziamento del nostro sistema, ma sull'intelligenza artificiale effettivamente il nostro sistema è assolutamente all'avanguardia e competitivo con il resto del panorama internazionale, non solo europeo. E l'Italia è certamente tra i top player internazionali, tra i primi 10 al mondo. Ora, vedete, se già nel 1988 c'era un'associazione che si occupava di intelligenza artificiale, come potrete facilmente capire, si è creata una storia, si sono create dinamiche, si sono create scuole soprattutto, generazioni già di ricercatori e ricercatrici che sono all'interno di questi settori. Qui riporto semplicemente un indicatore, che è un indicatore parziale, ma molto molto interessante, del numero di pubblicazioni su ArcSib. Questo è un famoso repository, quello pubblico, diciamo, quello in cui non legato a singoli editori, è un repository nel quale vengono messi tipicamente i preprint.
Beh, vedete, l'Italia compare e si trova, diciamo, in una posizione significativa tra i top 10. E tengo però a farvi notare una cosa, qui ci sono chiaramente delle situazioni, dei paesi che sono completamente fuori scala. Ecco, questo credo che sia una prima lezione da tenere in mente quando si passa dall'ecosistema internazionale a quello italiano. Cioè gli Stati Uniti e, come vedete, anche la Cina sono completamente fuori scala per quanto attiene alcune specifiche dimensioni dell'intelligenza artificiale. E è interessante ovviamente ragionare anche in termini di altre tipologie di pubblicazioni, mettendo questa volta in legame quanto produciamo rispetto sostanzialmente alla ricchezza pro capite del paese. Beh, vedete, qui l'Italia prende un posto molto prominente, no? Diventa, diciamo, un territorio importante. Come vedete, diciamo, l'USA, gli Stati Uniti nel loro complesso, di nuovo, sono completamente fuori scala, e questi sono LU sotto, diciamo, gli Stati Uniti. Quindi in termini di pubblicazioni stiamo seguendo globalmente come sistema gli Stati Uniti. E abbiamo altre varianti nei quali in realtà qui abbiamo un focus sulle pubblicazioni top. Sulle pubblicazioni top, vedete, abbiamo un piccolo... Insomma, graficamente, come capite, non siamo posizionati qui vicino agli USA, siamo un po' più lontani, ci sono tanti paesi intorno a noi, quindi vuol dire che una piccola riflessione sulla qualità, forse, di alcune venue, di alcune tipologie di pubblicazione c'è da fare. È veramente sorprendente guardare le altre banche dati, questa ad esempio è la banca Clarivate di Web of Science. Beh, guardate l'Italia dove è posizionata. E guardate qui, da questo quadro, emerge che rispetto a queste che sono le pubblicazioni censite, quindi mentre quelle di prima sono pubblicazioni open source, queste sono pubblicazioni che sono censite su basi di dati, quindi tipicamente associate ad editori, la Cina ha operato questo sorpasso sugli Stati Uniti. E questo è uno dei punti, uno degli elementi chiave in discussione nel nostro ambito. Poi seguono il Giappone e anche altri paesi che magari voi non immaginereste, si trovano un po' prima dell'Italia, ma l'Italia comunque è sempre nella top 10. E anche sull'altro, diciamo, grande database bibliometrico, anche rispetto al numero delle citazioni, di nuovo l'Italia è nella top 10 e di nuovo vediamo questa accoppiata Cina-Stati Uniti. Il quadro è questo, ma a fronte di questo quadro, lo sappiamo, la spesa in ricerca in Italia è molto inferiore. Qui sono riportati, queste sono proprio immagini tratte dal piano strategico italiano. Sono immagini che in qualche maniera ci portano a contestualizzare l'Italia rispetto ai paesi più similari a noi, Germania, Francia, United Kingdom. E come vedete, la spesa di ricerca in Italia, rispetto alla percentuale del PIL, noi sappiamo che è strutturalmente sottodimensionata rispetto alla nostra vera capacità. Io dico sempre che è un mezzo miracolo che i nostri ricercatori siano in grado di tirare fuori questo livello di competitività, e un livello di competitività che poi sfocia nel fatto che gli italiani, come sapete, sono tra i più bravi ad acquisire progetti competitivi, specie sui programmi europei, sui famosi ERC. Sebbene, ahimè, una delle problematiche forti e che poi ispirerà la nostra strategia è il fatto che molti di questi ricercatori acquisiscono questi progetti, ma poi questi progetti vengono sviluppati fuori in altri territori. Ecco, questo è chiaramente un elemento significativo, un elemento importante, diciamo, uno dei punti delicati su cui riflettere. Quindi, coprendo, diciamo, mettendo assieme queste due prime parti, beh, l'Italia è un paese con grande frammentazione, ma in questa grande frammentazione c'è una storia, ci sono tante università, c'è una ricerca molto vibrante, forse anche con esiti superiori a quanto sono stati in passato gli investimenti. Però tutto questo come poi viene messo sul terreno? Com'è che si dispiega? Quali sono le azioni pratiche? Ecco, beh, qui iniziano le note dolenti. Le note dolenti iniziano per tante ragioni. In primo luogo parliamo proprio solo della brevettazione. Beh, il programma strategico italiano evidenzia che c'è un gap sulla brevettazione, sulle domande di brevetto pauroso, enorme rispetto ai nostri competitor. Vedete, qui non siamo addirittura 0.07 l'indice di brevettazione italiano, guardate, 10 volte tanto la Germania. Esiste chiaramente un mismatch terribile. Chiunque di voi lavori nel mondo dell'università o ha avuto dei progetti all'interno con l'università sa che esiste una difficoltà di linguaggio. Esiste una difficoltà per tante motivi, forse la farraginosità dei meccanismi legati alla gestione dei progetti nell'università, ma questo è un problema che in qualche maniera deve essere affrontato.
E cosa è stato fatto in passato? Beh, abbiamo tante belle iniziative, alcune di queste hanno avuto successo, sono interessanti, ad esempio abbiamo iniziative di Confindustria, delle Camere del Commercio, abbiamo iniziative europee, l'importante iniziativa sui Digital Innovation Hub, e sono iniziative che cercano in qualche maniera di chiudere questo gap. E quindi ci occupiamo di training, no? Di il famoso test before investing. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se io sono una piccola azienda ho bisogno di provare le tecnologie prima di acquistare. Non posso acquistare al buio, devo capire, fare dei piccoli progetti pilota, devo mettermi anche in network con altri e devo cercare anche dei meccanismi di accesso alla finanza, anche a capire come dotarmi di queste soluzioni. E questo vale sia per le PMI, ma vale anche ovviamente, e forse soprattutto, lasciatemi dire, per le organizzazioni, per la pubblica amministrazione, perché anche nella parte della pubblica amministrazione esiste la necessità di creare rete, di capire come capire le proprie esigenze innanzitutto. Quindi c'è un problema a monte di poter giocare un po' con questi tool, capire quale meglio risponde alle proprie esigenze e come può modificare i nostri processi. Ecco, vedete, la cinghia di trasmissione è un po' debole e ovviamente il risultato di questa debolezza si riverbera nel territorio. Tanti sono i progetti, ma guardiamoli con attenzione. Questo è un bel report dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano. E come sapete, questo report è stato molto, insomma, pubblicizzato perché ha fatto vedere che, nonostante la pandemia, anzi forse anche un po' in considerazione di effetti collaterali della pandemia, il mercato delle AI è cresciuto tantissimo, quindi è un mercato in grande espansione ancora oggi. E qui vedete un po' di tecnologie in espansione, ma le cose non stanno bene. Qui di nuovo, strategia italiana per l'intelligenza artificiale, beh, guardate quanto si investe a livello industriale, si investe veramente troppo poco, e soprattutto un numero veramente drammatico, significativo, che è la cartina tornasole della situazione italiana, è che il numero di campioni digitali globali, cioè i veri player internazionali che sono in grado di portare un grosso vantaggio competitivo a tutto il sistema, sono assenti. Ecco, questo perché? Perché l'Italia è strutturalmente il suo ecosistema imprenditoriale, il suo tessuto produttivo è basato sulle piccole e medie imprese. Ma purtroppo in questi settori è necessario avere una massa critica significativa, non si riesce con i piccoli a competere contro i giganti, i colossi, non lasciatemeli nominare, ma certamente sapete tutti i colossi che sono presenti in America e che non ci sono in Europa. Ecco, l'Europa ha certamente una difficoltà nell'avere una grande leadership dal punto di vista delle aziende grosse che investono all'interno di questi settori. E il risultato qual è? Ecco, questo a mio avviso è il punto di partenza principale della nostra strategia, è però sempre un dato dell'Osservatorio del Politecnico di Milano. Le piccole, le big enterprise hanno investito in AI, ma le piccole e medie imprese, cioè il nostro tessuto imprenditoriale, ha investito pochissimo. Solo il 6% di questo campione, considerato dal Politecnico di Milano, ha un progetto pilota attivato in intelligenza artificiale. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo entrati nel PNRR, siamo entrati nell'attuazione della nostra strategia, ma ci siamo entrati già in terribile ritardo. Vuol dire che il treno è già partito e dobbiamo avere consapevolezza che c'è qualcosa da sistemare, c'è qualcosa, diciamo, su cui lavorare. E se questi sono i dati della pubblica, delle piccole e medie imprese, ovviamente anche ognuno di noi ha una percezione diretta che più o meno è la stessa cosa quando si va a guardare sulle pubbliche amministrazioni. L'intelligenza artificiale è tra noi, ma quanto è veramente utilizzata e quanto valore aggiunto sta creando nelle nostre associazioni, nelle nostre strutture? Questa invece è un'immagine che chiude il panorama per dirvi: se questi sono i grandi, invece i piccoli sono assolutamente in un momento di grande fervore. C'è molto spazio per startup, per spin-off, per piccole iniziative, ognuno di voi ne conoscerà, è probabilmente il periodo in cui la creatività, la capacità di visione, anche la capacità di prospettare delle nuove soluzioni sta certamente dando un grosso frutto. Questo chiude il primo quadro. Passiamo adesso, quindi, dato questo contesto, cosa abbiamo deciso di fare? Beh, l'Italia è arrivata alla sua strategia un po' tardi, certamente prima di altri paesi, ma altri paesi si erano mossi effettivamente prima, avevano cercato di dare un segno alla propria strategia. E, già il dottor Calaprice aveva all'inizio citato alcuni aspetti. Beh, la strategia italiana è una strategia europea. Questo è il punto essenziale ed è un punto di cui dobbiamo essere orgogliosi. Il nostro paese
si allinea perfettamente, ma più che allinearsi, lasciatemi dire, si riconosce nei valori, nell'impostazione europea. E ho riportato brevemente tre impostazioni. Beh, tutto nasce dalla Cina, lasciatemi dire. La Cina è un po' indietro sulle AI, ma c'è stato un programma fortissimo per dire noi diventeremo i campioni delle AI nei prossimi 10 anni. Beh, questo è stato uno shock. È stato uno shock perché l'America si è trovata impreparata e, vedete, l'America, come di consueto, affida il suo programma di sviluppo all'intelligenza artificiale non solo, anzi, in maniera preponderante, direi, alle aziende. Sono le aziende che collaborano in questo programma, sono le aziende che hanno messo l'idea e si arriva, diciamo, ad elaborare una propria strategia nella quale con grande coraggio, guardate, nelle prime pagine della strategia americana, con grande coraggio si dice se stiamo fermi la Cina ci supererà. Ecco, a mio avviso, diciamo, è un'analisi lucida, è un'analisi molto chiara, onesta, e si danno delle soluzioni con dei fortissimi impegni. Ecco, in questo contesto l'Europa purtroppo è stritolata tra due giganti, cioè è inutile nasconderlo, l'Europa non ha la capacità e il tessuto, soprattutto, ripeto, da una parte ovviamente un tessuto, un apparato statale, dall'altra parte un grande apparato industriale, per poter competere a questi livelli. Ha trovato una sua via, che ovviamente è la via dell'intelligenza artificiale affidabile, è stata già sottolineata più volte questa parola, è antropocentrica. Io personalmente mi rivedo molto in questa visione dell'intelligenza artificiale, la nostra storia, il nostro bagaglio culturale e la nostra civiltà che dice che le tecnologie debbano essere messe a disposizione dell'uomo e anzi devono essere le persone che guidano lo sviluppo delle tecnologie con in armonia alla loro crescita. E quindi certamente ci siamo un po' differenziati, siamo orgogliosi di questa differenziazione, ma ovviamente questo porta benefici e porta però anche degli aspetti su cui riflettere. La nostra è una strategia europea, quindi è una strategia antropocentrica che pone l'uomo sempre al centro e vedete ci siamo dati una serie di obiettivi. Ora, questi obiettivi si concretizzano poi in 3 aree di intervento. Il mio preambolo su dove siamo, che poi diciamo un preambolo che trovate in parte, io l'ho abbastanza esteso, in parte trovate anche nella strategia italiana, porta a dire dobbiamo lavorare in 3 direzioni. Talenti e competenze, ricerca e applicazioni. Quindi cerchiamo di affrontare quei problemi che un po' ho inciso, no? nella prima parte e vediamo cosa ne è venuto fuori. Allora, sui talenti si è fatto tanto. Lasciatemi dire che la parte dei talenti, a mio avviso, è la parte che forse è meglio riuscita nella nostra strategia. E devo dire che tutto ciò io lo ritrovo profondamente coerente con l'antropocentrismo che sta alla base della strategia europea ed italiana. Cioè noi riconosciamo che la differenza la fanno le persone. Noi siamo profondamente convinti di questo e quindi è giusto aiutare i talenti. Vedete, è un dramma per me quando un mio studente, una mia studentessa dice ma io vorrei andare a fare una forte esperienza all'estero perché lì magari si aprono delle occasioni differenti. Vuol dire che è un sistema che ha fallito, un sistema che ha speso tanti soldi per formare studenti e studentesse, è un sistema nel quale poi c'è qualcosa che non va. Ecco, attrarre, anzi mantenere qui i nostri talenti è probabilmente la dimensione chiave del nostro futuro. E tante sono le iniziative, le vedete elencate, io ve ne riporto una che ho ritenuto particolarmente significativa, è il programma nazionale di dottorato. Cioè, per la prima volta in Italia, Tutti gli Atenei, siamo 50 Atenei, ci siamo riconosciuti nell'ottica di dire, beh, dobbiamo fare una cosa tutti assieme, al di là dei piccoli confini, dei piccoli orticelli, creiamo un unico programma nazionale sull'intelligenza artificiale. Questo programma è uno dei programmi più ambiziosi che esista al mondo. Come vedete, graficamente, si riporta uno strato centrale, beh, perché l'AI è fatta di tante cose, quindi c'è un curriculum comune a tutti. E poi ci sono 5 verticali e ciascuno di questi verticali viene scelto da una studentessa e da uno studente per indirizzare un po' meglio le proprie inclinazioni, il proprio percorso di studio. È un programma che sta funzionando e che, diciamo, a mio avviso è una delle parti della strategia riuscita meglio. La ricerca, guardate, sulla ricerca di nuovo non è abbastanza forte l'iniziativa che è stata fatta, ci sono tante iniziative per rafforzare l'ecosistema e a mio avviso l'iniziativa più importante, anche qui diciamo è necessario estrarre qualcosa, e io estraggo questo, il partenariato esteso. Vi spiego rapidamente cosa sono i partenariati estesi. Beh, i partenariati estesi sono delle iniziative nazionali
nei quali si dice agli Atenei: mettetevi d'accordo, mettetevi assieme, è necessario fare massa critica, organizzatevi in una rete e proponete un unico mega progetto nazionale che voglia sviluppare una qualche tematica. Ora, ciò che ritengo molto significativo è che l'Italia, nella propria strategia, definisca un partenariato sull'intelligenza artificiale. Ma guardate un po', lo definisce sugli aspetti fondazionali. Questo è molto interessante perché... perché l'Italia è vero che ha questa posizione di, a mio avviso, diciamo, molto gratificante in termini del panorama di ricerca, ma la ricerca è molto veloce, cambia, e se noi non siamo attenti a mantenere oggi questa nostra posizione, non avremo nessuna speranza di tradurre la nostra capacità poi sulla pubblica amministrazione e sulle aziende. Quindi è molto importante, e a mio avviso, diciamo, è estremamente significativo l'idea che per le AI si parli di aspetti fondazionali. È un programma finanziato, è un programma, diciamo, che posso dirvi ha visto creare una iniziativa italiana che si chiama Future Artificial Intelligence Research, è stato coordinato dal CNR, hanno partecipato varie università, 350 ricercatori si sono messi assieme, siamo durante la fase adesso di valutazione di questo programma, e ovviamente ci sarà un'interazione col Ministero, ma è un'iniziativa molto forte. Vedete i topic? Beh, i topic sono quelli di cui noi stiamo parlando, Human Centered AI, beh, è importante avere un'AI al servizio dell'uomo. Guardate altri nomi, ad esempio Green Aware AI, un'intelligenza artificiale che sappia anche ragionare nella dimensione verde. Quindi tanto si sta facendo. L'ultimo punto, applicazioni, beh, bisogna porre attenzione alle applicazioni, vedete, soprattutto alle imprese più piccole. Bisogna aumentare il numero, vedete, c'è anche un po' di gap di gender, diciamo, nell'ambito delle applicazioni e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e quindi è stato fatto un programma molto vario. Ora, in questo punto, se voi analizzate tutti gli elementi del programma, certamente troverete delle varie piccole iniziative. Probabilmente qui è un percorso un po' in fieri, lasciatemi dire, cioè mentre su talenti e competenze e su ricerca di base il quadro era chiaro, l'occhio era attento, le iniziative erano nominate, ben mirate e ben precise, qui probabilmente di nuovo quando si tratta di mettere in moto la cinghia di trasmissione, di capire come arrivare al PMI, alla pubblica amministrazione e poi alla fine ai cittadini, alle cittadine, e c'è ancora da lavorare. Le iniziative sono molto frammentate, diciamo, e alcune di queste, vedete, sono solo abbozzate. Ad esempio, vi faccio fare riferimento proprio a quello di modernizzare le imprese e la pubblica amministrazione. Non vi passerà inosservato il fatto che in questo quadro della strategia italiana c'è l'obiettivo, c'è l'iniziativa, ma poi non c'è la fonte di finanziamento. Quindi è evidente, diciamo, che si tratta di iniziative embrionali in cui ancora forse non abbiamo ben chiaro dove agire per lavorare realmente ed essere efficaci sulla pubblica amministrazione. E ho concluso, però vi ho detto che c'era una terza parte e tengo molto a questa terza parte, perché una volta che uno inquadra il contesto, cosa vogliamo fare, io ritengo che sia importante dire, beh, come possiamo adesso sistemare quello a cui stiamo pensando. E primo punto, il nostro è un programma finalizzato sui fondi PNRR, lo abbiamo fatto un po' in ritardo. A mio avviso adesso si tratta tutti assieme di porre anche a regime le nostre esperienze, vedete, anche le discussioni come quella che avvieremo oggi sono importanti, cioè dobbiamo capire dove vogliamo andare, qual è la nostra strategia di medio periodo. Il PNRR finirà, diciamo, sarà un fuoco enorme, finirà purtroppo rapidamente, avremo, diciamo, tutti noi avuto delle occasioni, ma poi dobbiamo capire come agire, come fare, come sarà strutturale il nostro rapporto con le AI. Qual è la governance? Come si può governare un mondo così frastagliato, così eterogeneo, così complesso? Sono tematiche importanti su cui il rapporto tra i nostri ministeri, la Commissione europea, le associazioni che lavorano sul territorio, la cittadinanza è importantissimo. Secondo punto di riflessione, la regolamentazione EU recepisce tutto quello che abbiamo detto sull'essere antropocentrica, ma introduce anche una serie di problematiche, cioè una questione che dobbiamo porci è: siamo veramente sicuri che tutta una serie di regole adesso imposte non finiscano per essere un deterrente per lo sviluppo? Guardate, alcuni articoli, che sono sicuro saranno modificati nella versione finale, al momento lasciano un po' sospetto che ci siano delle questioni poi più difficili, dei nodi più difficili da sciogliere. Guardate, articolo 10, quando si dice che
i dati utilizzati per, per apprendere, per allenare i sistemi di AI devono essere privi di errori completi. Beh, che cosa si sta dicendo? Esiste un dato completo? Esiste il concetto di privo di errore? Bisognerà chiarirlo meglio, bisognerà capire cosa si vuole fare. Poi vi faccio notare che da una parte il regolamento europeo dice beh, i dati devono essere tutti lì, precisi, dobbiamo dare tutto a disposizione perché vogliamo evitare bias ad esempio di genere, vogliamo evitare bias di qualunque tipo. Ma dall'altro lato noi abbiamo già un regolamento sulla protezione dati che anzi al contrario dice attenzione, non tutto deve essere disponibile, deve essere utilizzato in un certo modo. E quindi ci sarà nei prossimi mesi sicuramente un po' di shock in chi dovrà andare ad utilizzare queste direttrici e queste regolamentazioni. E vi ho detto all'inizio, beh, vi ho lasciato con questa suspense, cosa ne pensavo io di questo grafico. L'ho fatto perché questo a mio avviso è il grafico più importante. Cioè cogliere le AI nel nostro paese significa partire dalle competenze. E guardate, in Europa si sta lavorando molto sulle competenze specialistiche, ecco perché c'è quella crescita costante. In America una delle interpretazioni per questa flessione è il fatto che le competenze si stanno sempre più ibridizzando, cioè l'America ha un po' smesso di spingere sull'acceleratore della produzione di tecnici specifici, perché l'osservazione è molto semplice, noi non abbiamo solo bisogno di tecnici, nella pubblica amministrazione non abbiamo bisogno di un certo, ne abbiamo bisogno per sviluppare i nostri sistemi, ma abbiamo soprattutto bisogno di persone che sappiano capire il mondo nel quale si trovano, abbiano delle leve di intervento, una capacità critica, sappiano cogliere i propri bisogni, sappiano scegliere le soluzioni. Ecco, tutto questo necessita di nuovi percorsi di formazione e lasciatemi dire soprattutto di riqualificazione. Qui a fianco vedete gli sforzi che noi facciamo per la riqualificazione sugli skill sono veramente troppo piccoli, sono una fettina sottilissima di tutti gli sforzi che noi compiamo economici nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Ecco, non dobbiamo più ragionare le competenze specialistiche da una parte, le competenze tecniche, manageriali, dobbiamo iniziare a ragionare sul fatto che esistono delle competenze di base che è necessario assolutamente diffondere e sfruttare a 360 gradi su tutto il tessuto. E ovviamente tutto questo si intreccia con la sostenibilità, questo sta diventando uno dei temi fondamentali, la nostra strategia non ne parla in realtà, non ne parla, quindi come capite è necessario aggiornare un po' questa strategia, il futuro deve necessariamente tener conto anche delle risorse scarse del nostro pianeta e quindi bisogna ragionare in questa dimensione. E l'ultima cosa di cui non parla la nostra strategia, ma che a mio avviso diventerà sempre più cruciale, è questa. Ognuno di voi sa che quando utilizza tecniche e soluzioni di intelligenza artificiale aumentano molto i consumi energetici. Beh, noi alla fine dimentichiamo che tutti questi computer, i cellulari, sono connessi alla rete elettrica. E guardate, questo non è un problema secondario. Ho parlato prima di Green Aware AI. Non è un problema secondario, perché vedete, oggi i data center, il consumo energetico è lineare. Lineare non mi spaventa, ma guardate a destra, abbiamo un consumo, una crescita delle reti neurali la cui previsione è di natura esponenziale. Purtroppo il Covid ci ha spiegato cosa vuol dire esponenziale, ci ha fatto toccare con mano cosa voglia dire un fenomeno esponenziale. Quindi vedete, probabilmente una delle sfide che deve affrontare l'Italia, che deve affrontare l'Europa, anche perché noi non siamo così autonomi dal punto di vista energetico, è quello di capire che c'è bisogno anche di investire su tecnologie che siano intrinsecamente un po' più green e quindi transizione e sviluppo strategico sia per le applicazioni delle AI al mondo green, ma anche le AI stesso deve ritornare ad essere green. Un tempo quando c'era un problema difficile, le studentesse e gli studenti dicevano beh, fammi rimboccare le maniche, troverò una soluzione più furba. Ora dicono, beh, mi serve un computer più potente. Io credo che questo alla fine sia un problema culturale, credo che ci sia una necessità di riflessione. Noi stiamo affidando alla forza bruta troppe soluzioni, invece ci sarebbe bisogno probabilmente di riniziare ad essere un pochettino più furbi, a mettere un po' più di tempo, a rimettere anche nello sviluppo delle soluzioni un po' più al centro l'uomo e forse meno la forza bruta delle macchine. Vi ringrazio. Fantastico, una presentazione che in presenza avrebbe portato l'applauso finale che diciamo, ti porto idealmente da parte di tutti noi, perché hai, insomma, la presentazione
è stata ampia e ha toccato temi che adesso si spostano sulla dimensione internazionale, vorrei dire sul ruolo diplomatico che può avere anche l'intelligenza artificiale in questi tempi. Allora, ci abbiamo, devo dire, per vari motivi, anche perché abbiamo trattenuto i relatori già da prima e hanno impegni tutti personali. Quindi se c'è, allora, una cosa che devo dire di questo bel seminario è che, e voglio rimproverare gli organizzatori, è che purtroppo è stato compattato in un'ora e mezza, che ci vogliono almeno 10 ore di seminario per affrontare, per poter adesso anche affrontare le domande che stanno venendo. Quindi un rimprovero a fare Alberto. Allora, perché possiate ripagare questo errore, io penso che dovete fare vari seminari l'anno prossimo in cui relazioni come queste possono essere messe al centro di un dibattito più ampio. Allora, scherzi a parte, davvero interessantissime tutte le presentazioni, aprono una serie di questioni. Le domande che stanno venendo, di queste domande una parte sono, diciamo, riuscirò anche a rispondere io, altre le indirizzeremo ai relatori, e quindi mi permetto di, quanto col ruolo di moderatore che ho, e anche col fatto che siamo tutti impegnati a quest'ora per avere ulteriori altri webinar, di chiudere qui, ringraziare dal lato mio davvero i vari relatori, che tra l'altro ci parlano da città diverse, perché la dottoressa De Prato, se non sbaglio, è a Siviglia, cioè lei è al GSC di Siviglia, Luca Tangi è GSC di Siviglia, sì. Luca Tangi è a Ispra, quindi a Varese, il professor Greco è a Cosenza, noi siamo a Roma, anche Claudia e tutto il gruppo, c'è Marta Ferrantelli a Trapani, insomma, il vantaggio, ci sono dei vantaggi nei webinar, ci sono grossi svantaggi che sappiamo, non abbiamo potuto fare una standing ovation al presidente Greco per questa presentazione fantastica, tra l'altro le slide più belle che hanno, come dire, surclassato le nostre, meno male che non ho portato le mie slide perché sarebbero state, come dire, surclassate. Però detto questo, ringrazio davvero gli organizzatori per l'impegno, perché fare organizzare, anche se è tutto virtuale, ma comunque ci vuole del tempo, e mi permetto di rilanciare questi eventi sotto, come si dice, la loro anche autorizzazione del GSC e ovviamente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, con la rappresentanza d'Italia della Commissione Europea, semmai una forma ibrida, in presenza, sempre più ci avviciniamo anche a queste opportunità, l'anno prossimo, comunque nelle prossime occasioni. Quindi io vi ringrazio, lascio la parola a Claudia per chiudere il tutto e poi per, insomma, rivederci una prossima volta. Allora, io chiaramente ringrazio te, Vittorio, che come sempre è perfetto nella tua attività di moderatore e anche di introduzione al webinar. Ringrazio principalmente i relatori che sono stati bravissimi, il webinar è stato molto interessante. Grazie per il rimprovero, perché mi dà l'occasione per dire che questo non è il primo webinar che organizziamo ormai su questo tema, ma è il terzo. Quindi, come avete capito, abbiamo capito anche noi che è un tema molto interessante sul quale conviene investire. La mia proposta è di inserire nuovamente queste tematiche con più appuntamenti nelle lezioni di Europa che faremo nel 2023, ma principalmente quello che mi veniva in mente, che volevo qui condividere con voi, è quello che noi potremmo farlo un po' tematici, quindi per esempio l'intelligenza artificiale per la mobilità sostenibile, che questo è un tema che per esempio come Europe Direct noi seguiamo moltissimo, l'intelligenza artificiale per i servizi ai cittadini, quindi potremmo pensare a una serie di 2, 3, 4 appuntamenti dove andiamo però un pochino più nel dettaglio, no? Vedere come l'applicazione dell'intelligenza artificiale può avvenire nei vari settori di intervento. E questa potrebbe essere un'idea.
Quindi sicuramente il discorso non finisce qui oggi, ma continuerà come sempre, perciò vi dico continuate a seguirci. Tra l'altro colgo anche l'occasione per dire che noi ora in programma entro fine anno abbiamo due webinar e probabilmente un incontro in presenza sui temi dell'economia circolare. Mi chiedo anche lì se noi possiamo coniugare qualcosa tra intelligenza artificiale e i temi dell'economia circolare. E quindi vi ricontatterò per fare un passaggio di questo tipo, perché abbiamo in previsione di organizzare questi webinar tra settembre e dicembre. E quindi vuole essere ecco, un modo per chiedere consiglio a voi, ma anche per informare i nostri utenti che avremo questi ulteriori tre impegni importanti. Non voglio rubare ulteriore tempo, ringrazio anche tutti i partecipanti, ma anche tutto lo staff degli Europe Direct coinvolti che veramente lavorano tantissimo per la buona riuscita del webinar. Vi ricordo che sia la registrazione che le slide saranno pubblicate sul sito web che avete utilizzato per la registrazione e poi come sempre siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. Grazie a tutti i relatori veramente per questo webinar interessantissimo. Grazie. Grazie, grazie a te Vittorio pure per la conduzione perfetta della giornata. Perfetto. Arrivederci a tutti, ciao. Alla prossima.